Da oggi è presente anche all'Università della Basilicata l'ADI, l'Associazione di Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani. La giornata dedicata alla presentazione delle attività è stata anche l'occasione per fare il punto sui dottorati offerti dall'Unibas. Antonio Coronato. Sono un centinaio i dottorandi dell'Università della Basilicata. Stanno seguendo percorsi diversi, hanno specializzazioni differenti, ma timori e speranze comuni. Vorrebbero prospettive sicure di lavoro dentro o fuori il mondo accademico, vorrebbero che l'investimento fatto sulla loro formazione possa avere sbocchi ed essere valorizzato nel futuro. Temono invece di ritrovarsi in un limbo al termine del loro periodo di studi, senza la possibilità di fruire di assegni di ricerca, all'Unibas sono una settantina, senza collocazione nel mondo del lavoro. L'ADI, Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, da oggi attiva anche nell'Ateneo Lucano, vuole raccogliere le istanze di tutti loro e porsi come interlocutore dell'Unibas. La nostra regione investe tanto nell'università, ma molto spesso queste risorse vengono non direzionate nel modo giusto, quindi c'è una dispersione di risorse, non un coordinamento efficace e soprattutto non c'è una comunicazione che consenta al cittadino di comprendere prendere il reale contributo dell'università al territorio. Tra le richieste un raccordo con il mondo del lavoro, una migliore distribuzione dei fondi che arrivano dalla regione, una valorizzazione dell'efficace strumento del dottorato industriale. C'è poi la consapevolezza che quello del dottorato è un percorso difficile, basti pensare alla tassazione cui sono sottoposti i dottorandi, ai ridotti budget per mobilità e ricerca, alla scarsa rappresentanza negli organi universitari, nodi che neppure l'attesa revisione del decreto ministeriale 45 del 2013 riuscirà a sciogliere. Stiamo parlando di persone altamente qualificate che non vedono minimamente riconosciuti i loro sforzi, le loro competenze, la loro qualificazione, che invece potrebbe essere estremamente utile e importante sia nel pubblico che nel privato, in termini di innovazione, di crescita, di prospettive di sviluppo per l'intero sistema paese.